Salve a tutti, io sono Otti di Pura Fibra Italiana. In questo video parleremo della Super Deluxe Edition e della Unlimited Edition, ma comunque quelle edizioni super costose di Salva il Mondo. Perciò non perdetevi il video, che vi spiegherò bene se conviene o no prenderle, eccetera. Immagino che tanti di voi lo sappiano, ma comunque se non lo sapete, Salva il Mondo non è acquistabile solo una volta. Si può acquistare Salva il Mondo in più versioni, chiamiamolo così. Io ho comprato Salva il Mondo a 20 euro, quando era scontato. Dopodiché ho fatto l'upgrade, perché una volta che l'hai comprato puoi fare l'upgrade della versione successiva a 10 euro. Tantissimi di voi mi chiedono, conviene comprarla? E io vi dico sì, perché sono solo 10 euro in più quando è scontata, 20 euro se non è scontata. Ma vi conviene davvero prenderla? Però in questo video non parleremo di quella. E voi mi direte, ma che cosa ti dà in più che conviene spendere sti 10 euro in più? Vi dà la rivoltella fondatore, che è una pistola che è veramente forte, e casomai dopo l'andremo a vedere. In questo video invece discuteremo se conviene prendere la Limited Upgrade e se conviene prendere poi la Unlimited Upgrade, che sono delle versioni di Salva il Mondo che costano rispettivamente 45-50 euro e 100 euro, che sono tantissimi. Tanti di voi non le hanno mai viste neanche, perché non sempre c'è la disponibilità di upgradare Salva il Mondo. È stata data tantissimo tempo fa, adesso non è che si possa sempre fare. Di tanto in tanto sbloccano questa possibilità, ma comunque la gente non è che sempre lo fa. Quindi in ogni caso io vi voglio spiegare che cos'è, come funziona, in modo che se mai vi capitasse di trovarvela nel negozio sappiate di cosa si sta parlando e se volete spendere questi soldi per upgradare. Al che ho trovato questo video, perché quando io ho comprato la mia versione purtroppo non ho registrato, e cioè in realtà sì, ma ho sbagliato e non si è salvato, quindi vabbè, pazienza. Allora, questa è la versione da 30 euro, la Founder Pack. Comunque, cioè, vedete, c'è la pistola, bla bla. Ed ecco qui quello che ci dà. Allora, 6 esclusivi... ci dà 6 pignatta lama esclusivi fondatore, che non hanno niente di speciale da quelli non fondatori, cioè sono completamente uguali. 36 daily loot pinnata packs. Cosa significa? Che per 36 giorni noi riceveremo, oltre alla ricompensa giornaliera, anche una pignatta in più. Poi, che ha un valore di 50 V-Bucks l'una, quindi in pratica 36 per 50 a voi conti. Poi 10 immediate loot pignata packs, ossia apriamo subito 10 pignatte, 5 banner esclusivi da utilizzare in gioco, anche se purtroppo su Fortnite il banner non ha tantissimo senso. Il banner è quella cosa lì, dai, sapete cos'è, è quel coso lì che è la vostra immagine che potete colorare di diversi colori, insomma sapete. 20 XP boost, che serve appunto a potenziare l'esperienza in gioco. 20 giftable, cioè regalabile agli altri, quindi anche ai vostri amici potete dare un XP, un XP boost durante una partita. 100 slot in più di inventario. 5 stash troll lama, che vi danno oggetti in più. 2 eroi esclusivi leggendari, adesso spieghiamo bene questa cosa. Una arma leggendaria epica e bla bla bla. E 10 spazi in più nello zaino. Allora, parliamo dei 2 exclusive legendary heroes. Voi potete scegliere tra 8 eroi disponibili e ne potete scegliere solo 2, che saranno sempre della stessa classe. Quindi o prendete i ninja, o prendete gli stranieri, o prendete i soldati, o prendete i costruttori, capito? Quindi quando voi comprate questo pack vi faranno scegliere cosa vuoi: i ninja, i soldati, i costruttori, eccetera. L'unica cosa che otterrete è una reskin di una skin già esistente. In realtà questi ninja non sono inottenibili, eccetera eccetera, sono tutte semplici reskin. Quindi prendono un eroe che c'è già, che può ottenere chiunque, che può craftarsi chiunque, e gli danno una reskin simpatica. E quello fa capire che siete, diciamo, fondatori e bla bla bla. E lo stesso vale per l'arma. Voi non potete comprare i ninja e avere l'arma dei costruttori. No, se comprate i ninja avrete l'arma dei ninja. Volete che vi dia la mia parere e sincera opinione? Prendete i ninja solo per la Masamune, perché la Masamune è la spada più figa che ci sia. E se volete usare le spade su Salva il Mondo, la Masamune andate sul sicuro, perché è stupenda ed è fortissima. Io vi consiglio sinceramente i ninja, però alla fine sono semplici reskin, quindi non tanto per gli eroi quanto per l'arma in sé. Lui nel video fa vedere quali sono codesti banner esclusivi, che sono questi qua. Dopodiché gli viene fatto scegliere tra appunto i pack dei vari eroi che vuole ottenere.
e io non mi ricordo cosa lui vuole ottenere, però in ogni caso questi sono i vari pack, voi potete scegliere tra uno di questi. Ed ecco qua, arriviamo all'Ultimate Upgrade Pack, che è quello da 100 euro, quello più forte in assoluto e bla bla bla. Andiamo subito a vedere che cosa contiene. Allora, 6 pignata pack esclusivi, ve ne ho già parlato, sono uguali a quelli normali. Altri 36 daily loot pignata pack, 10 immediati che aprite subito, 5 di nuovi banner esclusivi, 40 XP boost, 40 regalabili XP boost per i vostri amici, 100 slot in più nell'inventario, 10 troll stash lama, che anche quelli non so che cavolo siano, sono lama, boh, sinceramente non lo so, 6 eroi leggendari esclusivi. In che senso? Se voi prima avete comprato il pack, quello diciamo da 50 euro circa, quello precedente, voi sbloccavate 2 eroi. Qua sbloccate gli altri 6 che vi mancavano, ok? Così come le altre 3 armi che vi mancavano, in modo da avere tutti gli 8 gli eroi esclusivi con tutte e 4 le armi esclusive, come io ho. 10 slot in più nello zaino, una exclusive super rara Mirror's Rifle, che c'è scritto qua ma voi non lo leggete perché ci sono io. In ogni caso, l'arma super speciale ed esclusiva di Ramirez è il notturno, cioè non stiamo qua a prenderci in giro, è il notturno. Questo diciamo è ciò che voi ottenete comprando queste versioni qua, appunto questi sono i Founders Daily Lama, che se devo dirvi la verità sono sempre sfigatissimi, io non ho mai trovato nulla di figo nei Daily Lamas, anzi in quelli normali, negli Upgrade Lama da 50 V-Bucks ho trovato roba molto più bella, ma vabbè. Come vedete io ho esaurito le ricompense del pacchetto fondatore, perché dopo tanto tempo diciamo le ho... che chiaramente finite, però continuo a sbloccare il bonus giornaliero. Oh! Vi faccio vedere gli eroi super fondatori, quelli esclusivi. Allora c'è lei, che è semplicemente un... incrementa il 10% dei danni inflitti da grido di guerra e 10% la velocità di movimento. Insomma, lei si focalizza sul grido di guerra. Poi c'è la versione maschile del soldato, che è questo. E che ragazzi è lo stesso identico, semplicemente cambia da maschio a femmina, ma è lo stesso identico. Incrementa il 10% danni inflitti, bla bla bla. Cioè ragazzi, in realtà tutte queste cose saranno anche forti eccetera, però cioè sono semplici reskin di eroi che voi potete benissimo trovare. E per finire vi faccio vedere la Masamune e il Notturno. La bellezza di queste armi è che voi potete incrementare la stessa cosa tante volte. Nelle armi normali non potete avere ben 3 velocità di attacco, e invece con la Masamune sì. E avere una Masamune che al 75% potenziabile ancora di più velocità di attacco, ragazzi, fidatevi che... Per non parlare del Notturno, il Notturno stessa roba, potete avere tutte le cose uguali. Io ho deciso di fare 40 colpi danno alla testa in più, poi potenzierò anche quest'altro di 40% di danni alla testa in più e 30% di danni normali. Cioè veramente tantissimi tantissimi danni fa sto notturno, perché ragazzi immaginatevi una roba che fa 80% di danni in più alla testa, più 30% di danni in più, quindi 120 danni in più oltre a quello che già fa, più se noi lo equipaggiamo al giusto eroe, col giusto eroe di supporto come ho fatto io, che lui dà il 24% di danni in più alle armi d'assalto, quindi in pratica siamo già a 144 di danni in più. Poi lei di suo, aspettate un attimo, lei di suo danni alle armi a distanza incrementati del 10%, riduce rinculo, incrementa la velocità di ricarica, e poi i colpi alla testa infliggono bla 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 bla. Cioè veramente veramente un insieme di danni tantissimi col notturno. Il notturno è OP. Ma andiamo alle conclusioni. Conviene o no shoppare questo pack? Ve lo dico io, no. Ma come no? Ma perché tu l'hai shoppato? Perché io sono uno youtuber, e essendo uno youtuber faccio i video su Salva il Mondo, così come su Battle Royale. E facendo i video su Salva il Mondo e su Battle Royale devo comunque dimostrare un po' che apprezzo il gioco, che lo supporto, che ci tengo, e eccetera eccetera. E quindi per forza chiaramente devo possedere, devo conoscere bene il gioco, devo sapere certe cose. E proprio per questo dovevo comprarlo, per dire vale la pena comprarlo o no. Se siete delle persone che fanno i video, sì. Se siete delle persone che vogliono semplicemente giocare, ve lo dico, no. A me piace molto Salva il Mondo, l'ho già detto in un video, l'ho già detto che spendere praticamente 200-250 euro, perché è quello che dovete spendere se volete arrivare ad avere il notturno, mi sembra un po' tanto, 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 tanto. Devo essere sincero con voi, io ve lo sconsiglio, perché è semplicemente roba
immateriale in un gioco. Siccome io sono uno youtuber, devo fare tanti video, devo comunque magari farvi un video dove vi mostro il notturno, dove vi spiego come ottenerlo, bla 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 bla. Quindi chiaramente compro il pack. Invece, se voi non siete youtuber, non ha senso che comprate sto notturno, perché veramente ve lo può craftare qualcuno che già ce l'ha. Ve lo posso craftare anch'io nelle mie live, quando faccio le live di Salva il Mondo. Se la gente mi porta le cose per craftare il notturno, che sono queste, io glielo crafto senza problemi. Cioè ragazzi, veramente non bisogna comprare, spendere 200 euro solo perché così avremo un'arma leggermente più forte delle altre. È fortissima, non si mette in dubbio, però dai, non è neanche così indispensabile. E un ultimo consiglio da me: andate nello shop, cliccate su supporta un creatore, supportatemi su OctiPFI. A me dà una grande mano e a voi non costa assolutamente nulla, né V-Bucks, né soldi, né niente. Quindi vi prego, fatelo. Detto ciò, ciao!